Presentarvele in prima corsia, la portacolori delle Bahamas, per lei 10,98 quest'anno, Antonique Strachan. In seconda corsia, e anche qui ci sarà tanti Stati Uniti, Teanna Daniels, per lei un personale da 10,83, quest'anno un 10,96. Ed ora in terza corsia, non cambiano i colori, sempre Stati Uniti, Tuanisha Terry, 10,82 quest'anno, quindi migliorata tantissimo la classe 99. Ed ora una delle atlete più forti che vediamo nel panorama internazionale nel mondo dell'atletica leggera per la Costa d'Avorio, Maria José Talù, 10,72 quest'anno. E attenzione, perché l'altra fenomeno di questa distanza, classe 2000, pensate, quindi mi dividono 12 anni di differenza, classe under 23 per l'americana Shakari Richardson. In sesta corsia, Javien Olivier, classe 94, 10,95 quest'anno. E qui ritorniamo ancora con i colori della Costa d'Avorio, Muriel Auré Demps con 10,78 di personale, 10,95 quest'anno. E in ottava concludiamo con un'altra atleta americana che fa quindi il quintetto, Gabrielle Thomas, 11,00 quest'anno. E vediamo dunque le atlete che si portano sui blocchi di partenza, inquadrate probabilmente le protagoniste assolute di questo 35esimo meeting. Città di Padova, voluto fortemente dal presidente Roberto Gasparetto, da tutta la Sindustria Sport, dal direttore tecnico Ruggero Pertile. Intanto cala il silenzio, davvero un silenzio assordante. Talù e Richardson in quarta e quinta corsia. Partenza è valida e vediamo la Talù là davanti, prova la Talù a scappare via, va via la Talù, vediamo se va sotto gli 11 secondi, 10,93 per andare a seguire il meeting record, terzo meeting record, e va a battere una certa Shelly-Ann Fraser Price, l'altra giamaicana fortissima. E qui non ce n'è stata per nessuno, Maria José Talù l'abbiamo vista in ottima forma anche in Diamond League, oggi l'ha confermata il suo stato di forma. Ovviamente le 10,72 è altra cosa, ma sicuramente adesso attendiamo ovviamente la conferma del 10,93, vento pensate meno 1,2, quindi a valorizzare ancora una volta la prova della ivoriana. E qui davvero non ha potuto nulla la Richardson, che è davvero sembrata molto attardata. Arriva in terza posizione la Richardson, invece in seconda posizione dovrebbe essere Tuanisha Terry, l'americana classe 99, quest'anno 10,82 per lei. Quindi la Richardson paga probabilmente un momento non calante di fuoco.